Ciao Marco. Ciao, ciao Lorenzo, ciao. Fa piacere che sei qua a bordo. Allora, questo, io sono molto curioso, sono molto, siamo a bordo del 48 del, performance, del Gran Sole 48 presentando, debuttante al Salone di Genova. Sì, infatti. E abbiamo a Cannes, abbiamo visto quello tutto sì, fighissimo. Quello race da regata. Da regata puro. E questo qui camminerà come quello di... Allora, ce questo... Ce la facciamo. Siamo vicini, dai, siamo vicini in effetti. Ovviamente questo, essendo più diciamo la versione più completa da crociera, abbiamo molte più accessori, abbiamo il bow thruster, dissalatore, cioè quindi l'abbiamo di fatto caricata un po' di più, quindi quel peso in più in qualche modo ci rallenterà un po'. Vale. Non credo tantissimo, però qualcosa ovviamente però in meno di performance. Però quando saranno insieme, no? Perché poi verranno, ti arriverà la telefonata, ma com'è che non arriva lì, ma perché questo qui va un po' di più, va un po' di meno? Diciamo sarà un po' sì. Di chiglia in meno. E infatti anche quello diciamo cambia anche parecchio, perché quella race ha 3 metri di pescaggio e quindi ovviamente e questa 2,60, quindi 2,60, tu lo sai bene, okay. Abbiamo risparmiato ovviamente molto peso in quell'altra. Circa 700 kg di differenza, quindi no. Sì, c'è una bella differenza di peso. Sì. E quindi qui siamo dentro nel 48 Performance, che è la vostra linea quella più ricchiesta, quella più storica del cantiere. Sì, sì, sì. Sempre bel gusto, bei disegni, giovani progettisti, una volta, ma comunque andiamo. Ti ringrazio per quello. Sì, beh, diciamo, io mi sono occupato, sai, più della carena, piano bellico, più parte di architettura navale, invece il merito degli interni è di Nauta, che insomma tutta la linea ovviamente si occupano degli interni. E coperta, un po' di reale. Sì, anche il design della coperta, sì, infatti. Ma tu ogni tanto gli dici, no, dai ragazzi, questa roba qui non... Diciamo che un po' il mio lavoro è anche quello di coordinare un po' perché tutte tu lavori full time... Sì, diciamo, seguo praticamente per il cantiere del Pardo. Ormai in maniera quasi completa il cantiere del Pardo. Esatto, sì, che sì. Secondo me è una logica abbastanza, come dire, è il futuro, perché no? Questo lavoro di artigiani, progettisti, tutto court, è vero, quello infatti io è da tanti anni che un po' penso questa cosa qua, cioè... E quello che succede negli altri campi, nel campo automobilistico è già successo da tempo, perché loro sono sempre un po' più avanti, diciamo, non rispetto alla nautica. Quindi una volta c'era il carrozziere, il designer, eccetera, così adesso fanno tutti parte della casa madre, no? Che è tutti parte dello studio, diciamo, stilistico della casa madre. Insomma, quindi succede anche nella nautica questo. È un po' così. E la barca di produzione ci appassiona, perché comunque... Diciamo che è complicata la barca di produzione, perché deve coniugare tante esigenze, deve accontentare una platea molto più vasta di persone. E poi bisogna indovinare no, la direzione giusta, perché non è che poi quando arrivi la presenti, quella non la puoi cambiare, sono i costi di progettazione e anche di investimento, di stampi, di attrezzatura è notevole, no? Quindi una volta fatta deve andare bene, insomma. E poi no? Insomma, dai, spezziamo una lancia a nostro favore, siamo abbastanza bravini, perché vedo che tanti cantieri in giro, dobbiamo anche un po' essere orgogliosi, perché insomma vedo che dall'estero chiamano sempre di più designer italiani, no? Quindi questo ci dovrebbe rendere orgogliosi, sì.